linee giuste per impostare bene un ritratto. Adesso io ho messo una faccia tanto per metterla, eh? E che fai? Fai questo lavoro qui, largo così, è alta così ed è lunga così. Dopodiché qui togli via questo pezzo, togli via quest'altro pezzo, vedi che è un po' asimmetrica, no? Qui ne levi di più e qui ne levi di meno, addirittura, perché qui fa così e qui c'hai i capelli più larghi che vanno giù all'altezza, gli occhi stanno all'altezza giusta, il viso è smunto, è un po' più, è più così. Poi all'inizio me ne frego anche della somiglianza precisa, qui c'è una bella mascella e qui va in giù. Le sopracciglia stanno a questa altezza perché l'attaccatura dei capelli sta qui, attaccatura dei capelli, e c'ha, questa è vista frontale, quindi c'ha quest'asse di simmetria. Se l'attaccatura dei capelli sta qui, queste vanno in su e questo va in su. Il naso 1 2, e allora c'ha il naso un po' più cortino e questa parte di sotto un po' più lunghina. Ci siamo? Ok, fatto questo, poi c'è il collo, qui il collo è qui ed è così, e siccome la lunghezza del collo, infatti questo è un po' più, ecco, un po' più pronunciato, la lunghezza del collo è lunga quanto questa misura qui, sarà così, arriva qui, e qui ci sono le clavicole, qui c'ha questo e qui c'ha questo. Fatto questo, poi diciamo che qui c'ho l'occhio, un occhio qui e un altro occhio qui, ok? Sui quali poi ci sarà. La bocca è molto pronunciata, è anche piuttosto grande e sta circa a questa altezza, c'ha questo tipo d'andamento ed è molto pronunciata, è anche molto molto incisa. L'ombra sotto sta a metà di solito e qui c'è il mento. Fatto questo, stabilisco le ombre principali. Sta qua così, a parte i capelli, no? I capelli stanno così, 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 poi qui da questo punto c'è questo, c'è questo, c'è questa cosa che va giù e si ferma circa qui, e qui i capelli sono più pronunciati, quindi qui va in questa maniera, qui va in questa maniera. Vedi che io sto cercando, fondamentalmente sto cercando tutte le linee implicite che mi possono servire, ok? Fatto questo, qui c'ho una massa di ombra generica, qui c'è questo, va in questa maniera qui. Questo arriva fino a praticamente all'altezza, eccolo qui. Le orecchie, una qui e l'altra sono piuttosto accostate e stanno così. Di nuovo, qui c'è un'ombra che fa così, perché qui c'è il sopracciglio che fa questo. Qui c'è un'ombra. Volendole potrei anche disegnare, queste. Qui c'è una separazione, qui c'è questo fianco, vedi che poi sono, corrispondono a quelle forme, no? Ti ricordi? Certo, non sei partito proprio da, diciamo, rigorosamente dal Redio, da Lumis, ma insomma... No, sì, uso quello che mi serve, quello che mi fa comodo. Attraverso le proporzioni che insomma, arrivi a... Però questa linea qui, vedi, è quella linea che Ray Lee mette, no? Intorno alla bocca, poi qui c'è la bocca, che sono due sguicci, e qui sotto
Allora io qui potrei pure ridisegnare, come dire, l'ho bypassato quello, però lo so per cui mi regolo di conseguenza, per cui so che qui c'è un'ombra, che qui c'è un po' d'ombra, che qua sotto c'è ombra, perché c'è la sfericità, no? Quindi qua sotto c'è ombra, qua sotto comunque c'è un po' d'ombra, qui sta così, non me ne occupo. Però mentre faccio questo, non so se vedi che in qualche maniera, adesso non ero così interessato a quello quanto interessato a farti vedere il processo, in qualche maniera questo già assomiglia. Sì, ben chiaro, tanto le fattezze, diciamo, principali da progetto E poi qui vai così, quando c'hai questo, vai a modellare ulteriormente. Allora intanto l'occhio. Vedi che è un po' più, sono un po' a mandorla, no? Ci fermiamo qui. Domani una nuova lezione da 5 minuti. Ah, un attimo, lo sai che dal giovedì alla domenica, dalle 9:30 di sera, mi trovi su Twitch mentre dipingo e disegno e chiacchiero con chi mi viene a trovare? Trovi il link qua sotto. Vieni anche tu.